male tu. Se cambi prospettiva puoi guardarmi a testa in giù. O giri la clessidra, ma non chiedermi più di lasciare tutto. Due righe su un post-it accanto al nostro letto. Ehi, le tue scarpe blu sotto il divano. Ehi, le tue camere. Seduction nella mia trasmissione sopra un'ottava. Ciao Giordano e ciao Stefano. Ciao Linda, ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, due di quattro, perché gli altri due colleghi, compagni, come li chiamiamo, hanno disertato per motivi ovviamente di tecnici, di lavoro, per cui insomma li scusiamo. Sì, sì, per oggi sono perdonati. Dai, solo per oggi, eh. Poi dopo il collegamento vediamo di sistemarli. Abbiamo in linea Giordano Giacchetti, che sei la voce, e Stefano Malagnino, che sei la batteria. Mancano all'appello appunto Salvatore Dragone alla chitarra e Lorenzo Galante al basso, ok? E siete in Max Seduction. Mi chiamate da Roma, giusto? Esatto, sì. O dalla capitale, Chi è che mi racconta un po' di storia della band? È giovane, come band? Beh sì, guarda, la band ha iniziato la sua attività, ci siamo incontrati per la prima volta, diciamo grazie alla pandemia. Sì. Per tutta la possibilità di fare live per ognuno di noi, Salvatore ha avuto questa idea di mettere questo annuncio al quale ho risposto io, perché Salvatore e Lorenzo già suonavano insieme. Sì. Da lì si è formato questo trio e abbiamo cominciato a scrivere i primi pezzi e a formarci, insomma. All'inizio il batterista era un'altra persona, Francesco. E poi nell'ultimo anno si è aggiunto Stefano. Sì. Noi diciamo sempre che se non ci fosse stata la pandemia i Mass Seduction non sarebbero esistiti. È vero, quindi è stata positiva per voi. Per noi è stata positiva, diciamo di sì. Insomma, tutto sì. Sommato, dai, no? Avete formato una band, quindi insomma. È una band, tra l'altro, rock, pop, no? Se vogliamo, come vi definite? Sì, è un rock che è influenzato da moltissimo anche dal pop, e sicuramente da suoni molto più moderni rispetto al rock che può. Uno può dire rock, sì, anni 70, però invece... È tutta un'altra tipologia di suoni, cioè, molto più moderni. Sì, perché Giordano, comunque mi sa che tu hai vissuto un po' di musica anche precedente. Il mio background è anche un po' quello, sicuramente. Sì. Adesso non ti volevo dare dell'anziano, eh. Cioè, sì. Adesso. No, insomma, anche perché tutta la musica bella poi deriva da lì, dagli anni 70. Anche chi è più giovane dovrebbe avere questi ascolti, no? Comunque. Stefano, chi è più giovane dovrebbe averli, no? Certo. La cultura musicale è importante, sia previa che quella moderna, insomma.
Certo, e so che voi vi siete esibiti nell'estate 2022 con una cover, ok? Avete portato Billie Eilish, in particolare NBI, che è un bellissimo pezzo, stupendo, io adoro Billie Eilish. Raccontatemi un po' l'exploit. Sì, allora l'idea di fare una cover di Billie Eilish è partita da Lorenzo, se non ricordo male, forse è il più giovane della band insieme a Stefano, e volevamo appunto sperimentare. Quel brano è molto crudo, nel senso è voce e synth, c'è poca strumentalità. Volevamo provare appunto a inserire una nostra, personalizzarla, ecco, e renderla molto più rock. A modo nostro, e ci sembra che è venuta fuori una bella cover, insomma, è stato un bel progetto. Ci siamo anche molto divertiti a riarrangiare quel pezzo. Bello, bello, io l'ho ascoltato in anteprima grazie a Conza, la nostra agenzia di stampa, sempre carinissima, poi la ringraziamo anche alla fine. È bella, insomma, una cosa molto particolare alla fine. Poi Eilish indubbiamente è di per sé, no? Molto Beh. particolare e originale alla fine, no? Assolutamente. E poi è nato il nuovo singolo, Eager Eyes, è uscito proprio a marzo, no? A metà marzo, quindi proprio. Infatti, chi me lo racconta questa nascita? Beh, allora, Yerais fa parte forse della prima tranche di canzoni che abbiamo scritto, quindi proprio delle prime canzoni. Sì. Sicuramente quella con un suono più cupo, in linea un po' con i suoni che abbiamo utilizzato anche per fare la cover di Billie Eilish. Ecco appunto perché siamo usciti proprio con questa nostra prima canzone come prima, comunque per rimanere su quel filone di sonorità. E niente, Grace è un racconto di una notte folle, attraverso gli occhi di una persona che la sta vivendo appunto e che comunque è su di giri, diciamo. E l'ingresso nel club, la discoteca, il club, l'alcol, insomma, tutto quello che poi comporta una notte del genere, ecco. Bella, è uscita bene, direi. Anche questa io l'ho ascoltata in cuffia. Mi piace come esordio, Ti ringrazio. molto. Che dici, Grazie, Stefano? Questa batteria, si sente? grazie. Si sente, Sì. poi viene portata molto bene, si evolve nel pezzo, è omogenea, fa risaltare molto le parti melodiche e in generale ha un suono che a me piace molto e fa parte del sound dei Mass Seduction proprio. Sì, bello. Poi perché la scelta in inglese? Beh, indubbiamente per arrivare non solo alle persone qui in Italia, ma per esulare anche nel territorio straniero, no? Ed avere un'arma in più a livello di marketing, ecco. Ho capito. Sì. Mi ero già risposta da sola, però volevo farvelo dire, alla fine. E poi io sono curiosa perché qui poi si spoilera sempre un po' delle cose, no? Come state andando, come sta procedendo verso un album, immagino. Sì, la strategia, diciamo, è quella di uscire con tutti i singoli, cioè da qui a qualche mese di uscire con più singoli possibili, per poi ovviamente finire nell'album. Questa è un po', la nostra strategia del momento, ecco. L'idea, ecco, un singolo al mese più o meno, insomma, come. Mese, 2 mesi, sì. Sì, Meno, sì. bene. Li diluiamo un po' prima dell'estate, insomma. Non ho capito, Stefano. Li diluiamo un po' prima dell'estate. Beh, giusto, giusto, giusto. Ti può dire qualcosa? Il titolo dell'album? Presto. No, è ancora presto per il titolo dell'album, ma se vuoi, anzi te lo dico, ti dirò il titolo del prossimo pezzo che uscirà da qui a un mese e mezzo, due, che si chiamerà Blame. Blame, wow, Sì. sempre su questi suoni, sound, che particolarità avrà. Sì, ma con un
un livello di BPM, comunque un'intenzione molto più aggressiva ancora, quindi un attacco molto diverso. Ah, sì. Bene, bene, sono curiosa, mi avete messo proprio curiosità. E quali sono i vostri obiettivi live? C'è qualche aspirazione, visto che abbiamo parlato prima dell'estero, no? Mi sembra di capire appunto che si sconfinerà. Sì, sì, sì. Beh, sicuramente strizziamo l'occhio, guardiamo con attenzione quello che succede in America e in Inghilterra. Ovviamente se parliamo di aspirazioni ti posso dire qual è il mio sogno, è suonare al Coachella Festival. Però è un sogno. Condiviso, immagino. È un bel sogno. Beh, non è un'utopia. Tantissima strada, però vediamo, dai. Vabbè, insomma, si deve iniziare, no? Da qualche parte e poi se uno lavora bene. Certo, la situazione italiana per la musica non è, come sappiamo, a livelli stratosferici, però... Sì. Però noi l'intenzione del progetto è seria e lavoriamo in modo meticoloso, quindi c'è un'intenzione proprio forte che ci trascina, quindi io sono convinto che se fai le cose per bene prima o poi qualche riconoscimento arriva. Certo, sicuramente. Sono convinto e lo spero anche, quindi proseguiamo così e vedremo. Sì. La voglia c'è, soprattutto di suonare, quello sempre. Beh, fondamentale, anche perché poi la situazione live è quella, no? Alla fine che coinvolge, che motiva di più, no? Certo, e poi personalmente almeno è quello che mi dà più soddisfazioni a livello musicale. Eh già, poi da batterista, no? Che pesta, certo. Sicuro, sta, no? Voglio dire... E cosa vogliamo aggiungere su di voi che non abbiamo detto, che vi fa piacere? Intenzioni, come ci siamo formati, le sonorità, insomma abbiamo detto quasi tutto. Sì, di seguirvi social, no? Immagino. Certo, assolutamente. Sì. Sui social, ovviamente Mass Reduction Official sia su IG che su Facebook. Sì. Vi terrete aggiornati, insomma noi pubblichiamo spesso e poi seguiteci perché anche su Spotify, su Amazon Music siamo dappertutto e seguiteci perché da qui a 2 mesi, come dicevo prima, uscirà il prossimo singolo che è una bomba. Ecco, quindi insomma, io vi ho messo il follow ieri su Instagram, quindi insomma... No, grazie. Prego, forse l'avete anche contraccambiato, se non sbaglio. Sì. Grazie. Quindi insomma, non può sfuggirmi il nuovo singolo. Sicuramente. Siamo là. Sì. E poi ringraziamo ancora pubblicamente Morgana dell'ufficio Stampa, sì. Conza, grazie per questo contatto. Grazie per il lavoro massiccio che ha fatto. Esatto. È una grande. Sì. Grandissimo. E ringrazio anche tutti i miei brand partner che mi supportano nella trasmissione. Adesso lasciamo il pubblico con Higher Highs, così almeno vedono anche il video, lasciamo in bellezza. Va bene. Bene. Ancora. Grazie. Grazie a te. Buona serata e sempre Rock On. Ciao. Rock On. Let it go, but I never lie.
Talking, working up and down the street. So he's a sitting and he liked to me. The boy was serious when I was 17. Had been at a party since I got a keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. Always weird, made him a swing in the air. Cosa aspetti a vedere il Music Corner del mercato dell'usato di Chiavari? Se non l'hai ancora fatto, vieni a scoprire dei simpaticissimi, carinissimi giocattoli vintage, tutti perfettamente funzionanti, sono uno più bello dell'altro. E ricordatevi che, come dice Platone, si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Tu, se cambi prospettiva, puoi guardarmi a testa in giù. O giri la clessidra, ma non chiedermi più di lasciare tutto. Due righe su un post-it accanto al nostro letto. Ehi, le tue scarpe blu sotto al divano. Ehi, le tue camelite. Tienimi, tienimi, tanto non